Leonardo, Caravaggio, Antonello da Messina, Manet, Picasso e le sue metamorfosi e i capolavori del Museo di Filadelfia. Tannhauser Collection. La collezione Tannhauser, Justin Tannhauser. La collezione Tannhauser del Museo appunto La Guggenheim. collezione Tannhauser. Tannhauser. Continuare in questa linea di programmazione dedicata ai musei è un'operazione museologica che anche uno spazio espositivo deve fare, perché indagare le origini e la storia di un museo, il loro ruolo nella società, l'analisi delle collezioni chiaramente di cui sono costituite, ecco, dice molto, voglio dire, di quella società che ha creato il museo. Ci troviamo di fronte a una mostra che espone esclusivamente, si può dire, capolavori, grandi opere, il cui impatto è fortissimo. Perché in questa occasione forse è proprio appropriata, perché sono 50 opere, ma sono veramente 50 capolavori assoluti della storia dell'arte. Quello che lascia tramortiti e che spero tramortirà anche voi è la qualità di queste opere. Nell'ambito dell'esplorazione della genesi delle collezioni dei grandi musei internazionali, Palazzo Reale presenta la collezione che il gallerista Justin Tannhauser donò nel 1963 alla Salomon R. Guggenheim Foundation di New York. A significant gift of Impressionists, Post-Impressionists, and modern art from patron Justin K. Tannhauser that has been with the Guggenheim since the 1960s. Come avete già sentito prima, la mostra del Palazzo Reale propone opere provenienti dall'importante collezione Tannhauser del Museo Guggenheim di New York, comprendente anche la significativa donazione realizzata da Justin Tannhauser con opere dell'impressionismo, del post-impressionismo e dell'arte moderna che sono esposte fin dagli anni 60. Curata da Megan Fontanella, curatrice di arte moderna al Guggenheim, dopo la prima tappa al Guggenheim di Bilbao e la seconda all'Hôtel des Comores di Aix-en-Provence, la rassegna approda a Palazzo Reale per permettere ai milanesi e ai loro ospiti di ammirare circa 50 dipinti e sculture di Cézanne, Degas, Gauguin, Manet, Monet, Renoir, Van Gogh, Picasso, fra gli altri artisti presenti nella mostra, che dopo aver lasciato l'Europa negli anni 40, per la prima volta vi fanno ritorno. Mentre Milano celebra Tannhauser, a Venezia celebriamo particolarmente Peggy Guggenheim, dunque due pilastri in qualche modo della fondazione Peggy Guggenheim. Due personaggi proprio importanti, carismatici e veramente che hanno contribuito moltissimo alla storia del XX secolo. Di fatto noi siamo immersi in quella straordinaria avventura di molteplicità di linguaggi che è stata la fine 800 e i primi del 900, nel mondo dell'arte figurativa così come è stato nel mondo della musica. Quindi, voglio dire, è una mossa strabiliante sia per la qualità straordinaria delle opere, ma sia per la qualità dei contenuti informativi. Credo che raramente ci sia stato un periodo della storia, del pensiero creativo, in cui grandi figure come quelle dei pittori e degli artisti esposti abbiano parlato linguaggi così differenti tra loro, così molteplici e al tempo stesso capaci di influenzarsi in maniera reciproca e vicendevole, sortendo degli effetti davvero incredibili, come alcuni momenti quasi di sospensione della capacità di attribuzione, proprio perché alcune caratteristiche stilistiche ci rimandano magari a un autore di cui non avremmo mai pensato il filo di relazione appunto con l'autore autentico dell'opera. Ecco, quindi il mio invito è quindi di vedere la mostra non solamente dal punto di vista estetico, perché quello è scontato,
ma di capire anche, come dire, la valenza informativa che ha questa mostra, perché vi consente di ricostruire proprio visivamente passaggi fondamentali della storia dell'arte presso poco dal 1880 sostanzialmente fino almeno al 1950 o giù di lì. Credo che questo sia un elemento davvero interessante e significativo che ci permette di collocare la visione di questa mostra in un ambito che non è soltanto appunto quello dell'ammirazione di questi grandi capolavori, ma un ambito di responsabilità e di consapevolezza storica nei confronti appunto dei pittori, delle opere e della storia di questa collezione, che racconta in maniera così forte, così evidente, anche una storia di evoluzione del gusto e della capacità di leggere la storia dell'arte del nostro continente attraverso questo momento di sedimentazione che avviene per ragioni storiche, ma anche per ragioni culturali molto profonde, negli Stati Uniti. Ecco che in questo caso l'operazione che è stata realizzata da Palazzo Reale con la collezione Thanhouse del Museo Guggenheim è quella di sviluppare, e in questo dobbiamo ringraziare moltissimo l'autorevolezza curatoriale di chi ha assunto questo compito, di studiare questa collezione e di ricercare attorno alla formazione di questa collezione ragioni che appunto vanno oltre la pura e semplice ammirazione della bellezza delle opere. E poi anche vorrei sottolineare per tutti quelli che andranno forse a New York, o anche per quelli che non ci andranno chiaramente, che la Guggenheim Foundation sta celebrando i 60 anni dell'apertura dell'edificio creato, disegnato da Frank Lloyd Wright. Il 21 ottobre è proprio il giorno dell'anniversario del compleanno.